il vlogmas oggi lo cominciavo così stamattina, centro commerciale, devo comprare gli assorbenti e poi andiamo nelle giostrine, le gonfiabili. I don't wanna love for Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath a Christmas tree. I don't need to hang my stuff. Mi mangio ed è curioso. Alle biglietti. Raga, qui doveva piovere, davano pioggia per sabato e domenica. Avevo fatto due gocce ieri pomeriggio e due gocce oggi. Stop. Alessia, ma faccio l'illecito se faccio dire una cosa che c'è su Netflix? Mi denuncerà Netflix? Il vlogmas più corto della storia, il mio, perché la domenica non mi va di prendere il telefono in mano. Stiamo vedendo la storia di Angela, dura 20 minuti e poi c'è la seconda parte. Io Alessia cerchiamo le cose breve e concise. Non vorrei spoilerarvi, ma la bambina sta andando in giro con Gesù bambino in braccio perché per lei sentiva freddo in chiesa e se lo sta portando a casa. In questo caso si dice, oh Gesù. Il vlogmas, come dicevo nella clip passata, dura ben poco perché ho passato metà della giornata fuori e metà a casa. La giornata fuori, vabbè, shopping, è inutile dirvi cosa si compra a Natale oltre alle cose che compra per Brian giornalieramente, non lo so nemmeno se si dice così. Oltre a quello, insomma, nel pomeriggio, dopo aver fatto la pennichella, non siamo usciti, ma abbiamo visto film di Natale, come avete visto. Vi consiglio Angela, il Natale di Angela, una cosa del genere. Vabbè, me l'ho posto dopo, lo cerco su Google come si chiamava e poi ve l'ho posto dopo questa clip, prima della sigla. Sì, perché a me non interessa per la monetizzazione, insomma, raggiungere le 2 ore di live oppure i 10 minuti di video per avere soldi. Però ci tengo a far uscire il vlogmas come tutti i giorni
e vi faccio vedere la clip, insomma, la, scusatevi, la locandina del film. E in pratica c'è prima una sorta di anteprima, che non credo sia uscita l'anno scorso, ma stesso questo Natale, una locandina, un'anteprima, un cortometraggio di 20 minuti. E poi c'è il film, Angela 2. Il titolo esatto non me lo ricordo, ve lo metto dopo. E, raga, però questo film mi ha demolita, il finale mi ha fatto piangere tutte le lacrime, il film per intero mi ha fatto ricordare un po' il Natale di una volta, quello genuino, quello dei bambini, quello, questa era una famiglia povera ma che sentiva tutta la magia del Natale, il finale pure, vabbè. E mi è venuto in mente quando il Natale era bellissimo anche per me. Lo sapete, il Natale è il periodo che mi piace di più. E a me adesso piace perché lo guardo attraverso gli occhi di mio figlio, ma non c'è la stessa magia. Io in prima persona non vivo la stessa magia di una volta. Il Natale per me è nostalgia, è malinconia. Per le persone con cui lo passavo, e adesso non ci sono più perché ovviamente la vita va avanti, loro sono invecchiati. Tipo mio nonno, poi vabbè, i cugini, ci siamo fatti grandi, adesso abitiamo in più parti d'Italia ed è difficile riconciliarci tutti. Per farvi capire, una parte dei miei cugini, una parte del lato di mio padre, i parenti paterni, ecco, stavano con me l'anno scorso in un vlog, ma uscimmo tutti insieme un po' prima di prendere il Covid noi del prete qui a casa nostra, insomma, loro no, però lo prendemmo praticamente un paio di giorni dopo, e, no, un paio di giorni no, perché lì ci siamo visti prima di Natale, mentre invece il Covid a casa mia è entrato il 2-3 gennaio, una cosa del genere. E, i cugini purtroppo, buon per loro, hanno trovato la loro strada in più parti d'Italia, quindi adesso se ci siamo ritrovati l'anno scorso è difficile che ci ritroviamo anche quest'anno, capita ogni 3-4 anni. Però io ho intenzione la prossima primavera di andarli a trovare, lavoro permettendo vorrei portare Brian, insomma questo inverno vorrei viaggiare un po' con lui, vorrei iniziare prima della primavera, a gennaio. Insomma, una volta al mese lo vorrei portare da qualche parte, perché io vi ricordo che quest'estate io ho passato l'estate di merda, perché comunque ho pensato a curare mia sorella, e non di merda perché io l'abbia curata, ma con la paura, con tutte le paure relative all'incidente. Ma appresso a me comunque c'è stato Brian, che non ha visto la sua famiglia paterna. Non ha viaggiato quest'anno, io di solito, insomma, gli concedo questi piccoli viaggetti proprio perché tutto l'anno lui lavora più dei bimbi normodotati, ecco. Vabbè, ci rifaremo quest'inverno, spero almeno. Vi saluto, ci sono un sacco di novità che vi dovrei raccontare, però lo vorrei fare in live. Finalmente si inizia a vedere qualcosa di concreto, anche se ci sono dei problemucci, però poi ne parliamo in live, lo so, ve la prometto sempre la live, ma per me è problematica. Per esempio adesso Brian sta ancora sveglio, sta aspettando che io spenga il cellulare per dormire con lui, e quindi non è difficile fare la live, anche perché se io mi alzo per fare la live lui lo sente e vuole rimettersi a dormire con me accanto. Io poi dopo posso pure andare a fanculo, però lui deve prendere il sonno pesante, e prima che lui raggiunga il sonno pesante in realtà ronfo io, è quello che sta accadendo. Bando alle ciance, vi posto la locandina del film di Angela, il cartone animato che abbiamo visto stasera io, Brian e la mia famiglia, tra tutte le cose di Natale che abbiamo visto, ma mi sono piaciucchiati, ma questo cartone animato è quello che mi ha soddisfatta di più. Ciao, a domani col prossimo Vlogmas. I don't want a lot for Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents. I